Grazie Michele Coppola. E a questo punto faremo una domandona compatta fatta dai presidenti degli ordini presenti, per cui pregherei il dottor Bartolomeo Griffa di venire qui, è presidente degli ordini degli odontoiatri della provincia di Torino, lo prego di fare la sua domanda. Come si accende? Ah, funziona. Ma molto semplice, chiederei ai candidati quali sono le risorse che intendono mettere in campo per il fabbisogno dei trattamenti odontoiatrici delle popolazioni più povere, della fascia più povera della popolazione, che normalmente sappiamo non accede agli studi odontoiatrici. Quali quindi le risorse che intendono mettere in campo e se questa azione viene svolta con il coinvolgimento delle associazioni di categoria oppure no, perché si è visto nei tempi passati che il non coinvolgimento degli operatori del settore non ha portato risultati congrui. Se questo invece viene fatto con il coinvolgimento degli operatori del settore, a mio avviso potrà dare dei risultati e soddisfare quello che è un fabbisogno che attualmente non viene tutelato da nessuna parte per le fasce più deboli della popolazione. Grazie. Grazie dottor Griffa. Invito a prendere la parola per la sua domanda il presidente dell'Ordine dei Veterinari, il dottor Cesare Pierbattisti. Aspettiamo la sua domanda. Grazie. Grazie innanzitutto per la possibilità che abbiamo di porre queste domande. La mia domanda è molto semplice. Noi viviamo in una grande città nella quale esistono delle problematiche di natura sanitaria che spesso si scontrano con quelle che sono le nuove sensibilità al giorno d'oggi. Noi abbiamo una città con decine di migliaia di cani, questi cani inevitabilmente sporcano, abbiamo delle aree cani che spesso sono ridotte in condizioni deplorevoli. Abbiamo il problema del controllo degli alimenti che è esercitato dai medici veterinari, abbiamo il problema di migliaia e migliaia di colombi con tutto ciò che è legato a questo tipo di problematica. Io vorrei sapere in quale modo i futuri candidati sindaci, quindi il futuro sindaco, potrà gestire queste problematiche non come sono state gestite fino ad ora, cioè facendo finta che non ci fossero, ma quali possono essere i metodi che verranno adottati. Grazie. Grazie Pierbattisti. Per la domanda della dottoressa Schirru, presidente del Collegio Infermieri della provincia di Torino, Collegio IPASVI, per cortesia, una domanda a nome degli infermieri di Torino. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'opportunità. Parlo in modo particolare per gli infermieri di Torino, ma mi permetto anche per chi non ha avuto l'opportunità, le altre associazioni delle professioni non mediche, di porre una problematica che sostanzialmente riguarda per noi in una difficoltà economica come stiamo attraversando e con un grosso impatto che si ha ovviamente sulla salute della cittadinanza. Stiamo perdendo la possibilità di occupare persone altamente qualificate. Allora ci chiediamo, proprio in virtù delle cose che ho sentito dire e che concordo, se in realtà il cittadino è al centro dell'attenzione per quanto riguarda gli infermieri, lo è. Allora chiederemmo ai candidati sindaco in che modo potete intervenire, in qualche modo contribuire affinché non perdiamo preziosissime risorse al servizio dei cittadini e non si crei disoccupazione per gli infermieri e altre professioni sanitarie. Grazie. Grazie dottoressa Schirru. Invito il presidente dell'Ordine dei Farmacisti, il dottor Giacone, a fare la sua domanda. Ringrazio anche io per l'invito, intanto un cenno di apprezzamento all'iniziativa che vede per la prima volta
affiancate tutte le professioni sanitarie della città in una domanda all'interlocutore politico. Mi sembra un concetto nuovo e intelligente, è un modo, come dire, con una visione prospettica sul futuro di organizzare il pensiero riguardo alla sanità. La domanda che io voglio fare riguarda la mia categoria, e in particolare chiedo ai candidati qual è il ruolo anche sociale, come è stato già sottolineato, che ritengono debba avere il farmacista territoriale, sia che operi nelle farmacie di comunità sia che operi negli ospedali, nel percorso di avvicinamento alla salute da parte del cittadino, e anche come vede organizzata la distribuzione del farmaco sul territorio tra ospedale, farmacia e altri esercizi commerciali che stanno nascendo. Grazie. A questo punto chiedo ad Alberto Musi di poter rispondere. Vi pregherei solamente un po' di sintesi, perché penso che poi viene l'ora della cena, ci sono ancora gli interventi preordinati, per cui bisogna ricavare un poco di tempo. Grazie. Ma direi che rimango sull'impostazione iniziale. La prima domanda, quella che ci viene dall'ordine dei medici dentisti, è già stato oggetto di una conversazione, perché abbiamo scoperto che c'è un servizio che il Comune ha finanziato di assistenza ortodontica in realtà agli anziani, che nel mio colloquio con il Consiglio dei Signores era stato molto apprezzato dalle associazioni degli anziani della città, e che quindi mi ero appuntato nel mio quadernetto come una cosa su cui comunque continuare. Però abbiamo scoperto che invece era completamente sganciata e addirittura i medici dentisti non ne sapevano assolutamente niente. Quindi, se nel mio quadernetto posso aggiungere un'altra riga, aggiungerei esattamente questa istanza, perché coordinare questo e rilanciare quel progetto di analisi di analisi preventiva per la prognosi delle malattie del cancro del cavo orale, e combinarle in un progetto comune, associazione dei medici dentisti e questo camioncino che all'insaputa di tutti, però molto apprezzato per gli anziani, si era organizzato, forse potrebbe essere un modo per rispondere così fattualmente, in maniera progettuale, all'istanza che ci è venuta prima. Sulla questione del ruolo dei medici veterinari, io direi che mi sembra sempre più importante, perché si è sottovalutato in questi anni quello che con termine tecnico si chiama contrasto delle zoosi, cioè delle malattie che gli animali, soprattutto i nuovi animali, perché c'è tutta una fauna nuova che così è uno dei vantaggi di correre da sindaco, perché impari delle cose della tua città che non sapevi, cioè che iniziano a apparire le volpi, che ci sono dei nuovi specie di volatili che circolano, e tutta una serie di nuove malattie connesse a questo tipo di animali da contrastare. Forse una maggiore attenzione rispetto al passato al ruolo del medico veterinario in questo deve essere senz'altro sottolineata. Altra riga da aggiungere al programma del futuro sindaco. Sulla questione degli infermieri, io sono particolarmente vicino a questo mondo, perché è un mondo con cui lavoro da tanto tempo, sulla responsabilità civile del comparto, e la dottoressa Schirro lo sa. All'aumento di responsabilità deve corrispondere anche un aumento di coinvolgimento, no? Perché sennò non vale. Anche gli infermieri hanno la bocca sotto il naso, come i medici, i farmacisti, i veterinari, eccetera. Quindi senz'altro questo è un tema. Io credo che un ruolo importantissimo, soprattutto nel legame tra il servizio socioassistenziale e il servizio sanitario, potrebbero svolgere professioni infermieristiche, è sicuramente uno di quei temi da discutere in un ambito più ampio, quello regionale, l'ha già ricordato lei, però sicuramente dobbiamo rifletterci. Aggiungo una riga.
Sulla questione delle farmacie, qui si sfonda un tema a me molto caro, perché io ho registrato un progetto interessante a Trieste, in cui la farmacia diventava il terminale dell'offerta sociosanitaria del comune e della regione, ovviamente. Io all'inizio avevo proposto, abbiamo 35 farmacie comunali, iniziamo da lì. Invece giustamente l'ordine dei farmacisti mi ha detto: no, ma tutte 287 le farmacie di Torino sono interessate a un progetto di quel genere. Per cui, se iniziando dal socioassistenza si potesse portare in 287 farmacie un servizio di, chiamiamolo così, un terminale che di un call center della socioassistenza, in cui i nostri, chiamiamoli, fasce deboli, l'anziano, il disabile, la famiglia che ha un problema, eccetera, può contare sulla farmacia come primo punto in cui, con l'assistenza di un farmacista, poi bisognerà fare la formazione dei farmacisti, la formazione del call center, ma può contare su uno sportello semplice, vicino, sul fronte strada, no? Che è il vantaggio della farmacia rispetto agli altri. E riuscissimo un domani a combinare questo con lo stesso meccanismo portato sui medici di base, credo che sia il comune che la regione in questo caso ne avrebbero un grosso beneficio, perché risolveremmo e anticiperemmo molto qualunque tipo di ricorso poi al pronto soccorso piuttosto che all'ufficio comunale con code esasperate. Quindi sulle farmacie ho fatto un punto apposito del programma, mi spiace fare delle preferenze, però sono d'accordo che questo sia uno dei grandi temi da riaffrontare per il comune. Grazie. Grazie Alberto Musi. Michele Coppola, grazie. Sì. Allora, io parto dal fondo. Parto dalle farmacie, mi sono occupato tanto di farmacie in Consiglio Comunale perché in questi anni che si è perfezionato poi il passaggio e l'alienazione di proprietà delle farmacie comunali, e devo dire che in tutte le riflessioni che si facevano in Consiglio Comunale sul ruolo delle farmacie emergeva quello che diceva poco fa il collega Musi. Non possiamo non pensare di beneficiare di questo presidio sul territorio estremamente capillare e fortemente riconosciuto. E allora, se possono diventare addirittura un luogo dove si effettua una prenotazione o magari dove si effettua un prelievo, in modo tale che l'ospedale fortemente specializzato e supportato nella sua presenza capillare da una serie di attività che sono ben fatte, con professionalità, con competenza. Poi, se porto delle testimonianze personali, io forse vado più volentieri dal farmacista che dal mio medico, perché grazie a Dio sono malanni lievi e quindi ho una forte fiducia, un forte rispetto per il ruolo del farmacista. Allora, se questo ruolo può essere strumento di supporto nella distribuzione e organizzazione dei servizi, io credo che tutti noi si debba prendere l'impegno ad andare in questa direzione. E guardate che il ruolo dell'infermiere sta in questo ambito di ragionamento, perché io non so se noi riusciremo mai ad arrivare all'infermiere di famiglia o di quartiere, uso dei termini che sono più mediatici, ma immaginate voi quale sarebbe la forza di un sistema che, nel momento in cui deve garantire lavoro, deve garantire occupazione, accorcia quella distanza tra chi ha bisogno di una parola, di un conforto e di una corretta prescrizione, un corretto intervento, rispetto al muoversi verso il medico del territorio piuttosto che l'ospedale di zona. Allora, anche nella gestione e nell'efficientamento di quel servizio, quella forte caratterizzazione, quell'umanizzazione di cui parlavamo prima, il paziente al centro, è fatta in maniera straordinaria da chi svolge quel lavoro. Porto di nuovo una testimonianza personale: in questi 5, quasi 6 giorni trascorsi in ospedale a fianco di mia moglie, devo dire che il rapporto più bello e più diretto inevitabilmente è stato con i tanti infermieri che assistevano Emanuela. Sugli animali, giusto? Ah no, prima sì. Ecco, ha ragione anche qui, adesso ti do ragione due volte, non vi chiedo di votarlo, questo lo dico con franchezza, però... Segno su questo. Sì. È impensabile che il comune lavori ad un servizio
e non coinvolga l'ordine degli odontoiatri. E questo avviene, credetemi, non soltanto in questa fattispecie. Noi siamo in un momento storico in cui la capacità di integrare tutti i soggetti che in qualche modo si dedicano all'assistenza, volontari, organi preposti, o impariamo a creare una nuova sinergia, una nuova integrazione, o altrimenti porteremo sempre le cose a un compimento parziale. E allora certo che si deve riconoscere il ruolo sociale che l'ordine degli odontoiatri hanno, ma soprattutto programmare insieme a loro degli interventi come questi, perché se vogliamo dirci la verità, domandarci quali risorse possiamo mettere a disposizione, noi troveremo una condizione del debito del Comune di Torino che è decisamente, decisamente paragonabile alla difficile condizione che abbiamo trovato in Regione. E allora prendere una promessa, fare una promessa e prendere un impegno sulle risorse da destinare, io non ho il coraggio. Posso dirvi con franchezza che qualora fossi eletto sindaco dal mese di giugno lavorerei nella massima integrazione tra quello che è il ruolo svolto da chi è già sul territorio e l'indirizzo politico di chi ha una responsabilità amministrativa. Sugli animali bisogna un po' uscire dalle ipocrisie, perché pensare di risolvere il problema dei colombi multando i cittadini che danno loro da mangiare mi sembra una presa in giro. Mio suocero ha un cane, per trovare un'area dedicata ai cani per portarli a passeggio deve impazzire. E allora faccio una riflessione che ha anche una valenza sociale. Mi risulta, non ne sono certo, non ho avuto modo di verificarlo, ma l'ordine di grandezza presumo sia quello. Il Comune di Torino paga circa 10 euro al giorno per i cani che sono al canile, come costo complessivo. Forse potremmo addirittura attuare un programma per cui magari un cane che sta bene può essere dato ad un anziano che è solo, e magari anziché 10 euro al giorno ci costa solo 5, e quei 5 euro li diamo a quell'anziano per garantirgli le cure in accordo con i veterinari. Facciamo felici i due soggetti, quell'anziano che è solo e quel cane che trova un padrone. Allora, se ragioniamo in questo modo e se proviamo ad affrontare i problemi con questa modalità, non importa chi sia sindaco, non importa chi sia il cittadino destinatario di questa iniziativa, ma accorciamo questa distanza tra la politica e chi ci elegge, che ogni giorno è sempre più marcata. Ce n'era un'altra? No, ok. Grazie Michele Coppola. Do la parola all'onorevole Fassino. Sì, va bene. Sulla questione delle cure dentarie, non c'è dubbio che qui noi abbiamo un tema su cui misuriamo spesso, come dire, la disuguaglianza, no? Sociale, cioè garantire a ogni persona il diritto, diciamo, a poter masticare, il diritto a sorridere, non è una poca cosa. Quindi io penso che fa parte della qualità della vita. Io penso che bisogna sopperire a questa esigenza con degli interventi, in primo luogo nei confronti della popolazione, i bambini, insomma la popolazione infantile, con dei programmi di prevenzione e di cura quando è necessaria, che garantiscano evidentemente che su questo fronte si tutelano i bambini nel modo più assoluto. E per quello che riguarda la popolazione anziana, soprattutto quella che per ragioni di reddito ha difficoltà a garantirsi questo tipo di prestazione, occorre che con un intervento delle istituzioni, quindi in primo luogo del Comune e in accordo con le associazioni, sono d'accordo con come ha posto il problema il Presidente dell'Ordine, si costruiscano delle strategie di intervento e delle politiche di intervento che garantiscano che questa prestazione, che non sta allo stato attuale nei livelli essenziali di assistenza garantiti dal sistema sanitario, trovi in ogni caso una risposta che consenta, come dire, alle persone di poter vivere, diciamo, civilmente la propria vita quotidiana. Non disporre, diciamo, di una bocca sana è un modo per rendere penosa la vita ogni minuto e ogni giorno. Quindi, no, io credo che sia necessario mettere in campo gli interventi. Secondo, per quello che riguarda gli animali, sono anche proprietario di una piccola canina, quindi sono sensibile a questo tema. Penso che bisogna avere una disponibilità più grande di spazi dedicati agli animali, sono assolutamente insufficienti quelli che oggi ci sono nel territorio della città, nei diversi quartieri,
quindi spazi dedicati sono anche un modo per garantire, diciamo, ai cani e ai proprietari di cani di gestirsi meglio, diciamo, no, la loro vita, e al tempo stesso corrispondere a tutto il tema della pulizia della città, che è un tema ovviamente sensibile. Credo che dobbiamo avere molta attenzione alle forme di pet therapy, perché spesso, come dire, un cane è, come dire, un antidoto a tante, diciamo, a tante forme di disagio, di malessere, a partire dalla solitudine, non soltanto la solitudine che matura in una persona, e quindi facilitare in ogni modo la possibilità, in primo luogo per le persone sole, di disporre di un animale. Credo che ci sia la necessità anche di costruire, a partire dall'infanzia, nelle scuole elementari, una educazione al rapporto con gli animali. Questo è un punto assolutamente essenziale. Come dire, abituare fin dalla più tenera età, no, i bambini e i ragazzi ad avere un rapporto positivo con gli animali, a costruire con gli animali un rapporto che fa parte, come dire, anch'esso, diciamo, di una esperienza di socializzazione, della vita. Anche in questo caso penso che un programma di azione su questo tema debba essere costruito insieme all'ordine dei veterinari e insieme a loro costruire quelle che sono le strategie, le politiche, gli strumenti necessari. Per quello che riguarda gli infermieri, io penso che da parte delle istituzioni, quindi anche di un comune, ci siano poi essenzialmente due priorità. La prima è sostenere il più possibile processi di stabilizzazione di chi esercita questa attività, perché questa è un'attività che spesso è sottoposta a una condizione di precarietà per tante ragioni, e quindi favorire una stabilizzazione di chi esercita un'attività tra l'altro così delicata e così essenziale per il funzionamento del sistema è essenziale. E l'altra questione è mettere in campo politiche di formazione, perché anche in questo campo, anzi a maggior ragione in questo campo, c'è la necessità di una formazione, come dire, permanente, che sia in grado di garantire sempre il massimo livello di conoscenze in funzione del rapporto che si ha con l'esercizio dell'attività e con i pazienti, e quindi penso che la funzione fondamentale si debba mettere in campo sia questa, stabilizzazione e formazione come due presidi. Infine la questione del farmacista. Le farmacie sono per una gran parte della popolazione il luogo di primo impatto sanitario. Spesso prima di andare da un medico, di chiamare il medico, vai dal farmacista e ti consigli col farmacista. Quindi è il primo impatto e quindi ha una funzione essenziale nel sistema. Per cui da qui una prima conseguenza. Io penso che bisogna costruire tutte le condizioni perché le farmacie siano parte del sistema, non siano, come dire, un corpo a sé. Quindi da questo punto di vista il coinvolgimento del sistema delle farmacie nella gestione del sistema sanitario, e quindi le farmacie messe in rete con il resto del sistema, le farmacie coinvolte nella gestione quantomeno della diagnostica di primo impatto in quella più semplice, le farmacie come luogo di educazione sanitaria nei confronti dei cittadini, in ragione tale da fin da quel momento evitare quello che è una tendenza obiettiva che ciascuno di noi ha al consumo di farmaci come soluzione per i suoi problemi della salute, via di questo passo, è una funzione assolutamente strategica e essenziale. Anche in questo caso io penso che il rapporto che si deve stabilire con gli operatori e con i soggetti che li rappresentano a partire dall'ordine sia fondamentale. Questo vale in generale per qualsiasi politica, ma soprattutto per le politiche della salute. Io penso che non c'è politica efficace se non passa per un meccanismo di forte condivisione con coloro che tutti i giorni sono chiamati a gestire la salute dei cittadini. E quindi il coinvolgimento pieno degli operatori sanitari a diverso titolo e livello nelle politiche che si debbono fare è una condizione fondamentale per la loro efficacia. Grazie. Grazie onorevole Fassino. Ringrazio soprattutto per la brevità e la concisione con cui avete risposto a domande che erano di ampio respiro e di difficoltosa risposta.